Questa è la mia Guzzi 350 versione custom degli anni 80. Non è esattamente originale come si può ben vedere. Ogni tanto mi piace aggiungerle qualche nuova particolarità o semplicemente sistemarla un pochino. E oggi ho deciso di aggiungere un nuovo pulsante che mi permetta di aprire direttamente il cancello di casa senza stare a cercare il telecomando nelle tasche. Farlo è semplice e servono poche cose, in effetti ne bastano solo due: il telecomando del cancello leggermente modificato e un pulsante che possa essere attaccato direttamente al manubrio. Non mi dilungo sul come modificare il telecomando, dato che l'ho già presentato in un video precedente e lo puoi trovare cliccando su questo box che appare oppure nella descrizione del video. Per prima cosa bisogna smontare sella, serbatoio e nel mio caso il faro della moto. Questo perché tutti i collegamenti elettrici che voglio effettuare saranno collegati al faro e oltretutto il punto più comodo per la configurazione della mia moto dove andare ad aggiungere i nuovi cavi. Ho deciso di posizionare il telecomando nel sottosella in modo che sia sempre facilmente raggiungibile. Questo perché in caso di manutenzione o anche soltanto per cambiare il codice non voglio stargli a smontare tutta la moto. Mentre invece i vari collegamenti sia alla tensione che al nuovo pulsante che voglio installare li farò dietro il faro dove ci sono tutti i vari cavi che arrivano. Dunque fisso con un pezzettino di nastro biadesivo il telecomando in un punto dove non dà fastidio e per essere sicuro che il cavo, la prolunga che ho creato, non vada mai a dar fastidio, la fisso al telaio con alcuni pezzi di nastro isolante. Non ci sono da fare molti collegamenti. Io qui purtroppo avevo trovato già collegato un morsetto a cui non so esattamente cosa ci fosse agganciato prima. Dunque ho dovuto scollegarlo e spelare i due cavi che mi servivano, nel mio caso il nero e il giallo. Ho aggiunto una guaina termica in modo che una volta finito possa lasciare tutto il più in ordine possibile. Adesso è il momento di collegare il telecomando alla tensione. Dunque, ricreo i collegamenti che ho sganciato in precedenza, quindi il verde e il marrone, e collego il polo positivo e il polo negativo del telecomando al giallo e al nero della moto. Ora che i nuovi collegamenti sono pronti, li isolo con del nastro isolante e successivamente sigillo la guaina termica. Adesso è ora di montare il nuovo pulsante. È molto semplice, basta svitare le due viti, metterlo in posizione e riavvitarlo. Ora dobbiamo collegare il pulsante al telecomando. Il pulsante ha 5 cavi. Rosso e nero sono l'alimentazione della lampadina, che si può collegare o meno, mentre verde, bianco e blu sono relativi al pulsante. Quando lo si preme si chiude il collegamento fra bianco e verde, quando lo si lascia fra bianco e blu. Io ho optato per collegare direttamente il bianco e il verde al telecomando. Però mi sono scordato una cosa nel passaggio prima, e cioè di collegare la tensione della lampadina del pulsante direttamente alla tensione della moto.
Ora, avendo chiuso già tutte le varie fascette, eccetera, ho deciso di spellare la tensione che va al telecomando ed attaccarla direttamente qui al pulsante. Non è bellissimo, però non avevo voglia di rifarlo da capo, sinceramente. Dunque, ricapitolando i vari collegamenti, dobbiamo collegare al pulsante del telecomando il pulsante della moto, in questo caso il telecomando verde giallo e quello della moto verde bianco. Dopodiché la tensione sia del telecomando sia del pulsante, se si vuole, direttamente alla tensione della moto. Io non l'ho collegato proprio direttamente alla tensione, ma l'ho collegato all'accensione del faro. Questo per evitare ovviamente che mi scarichi la batteria. Ora che tutti i collegamenti sono fatti, non ci resta che richiudere la moto, rimontare il serbatoio, rimontare la sella, il faro e provare. Bene, spero vi sia piaciuto e in caso affermativo fate le solite cose simpatiche, quali like, share, commenti, eccetera. Se avete altre idee o suggerimenti, vi prego di aggiungerlo nei commenti e farmi sapere cosa ne pensate. Grazie e a presto.